Primo tempo siamo stati, direi, fisicamente sovrastati, anche un po' intimiditi da una presenza tremenda in mezzo all'area di Chosenidis, che quando è in una di queste sere è veramente difficile da fermare. Ci abbiamo provato in qualche modo, però in casa naturalmente molti contatti sono considerati come falli, ci sono stati molti tiri liberi e lui naturalmente ha una potenza fisica che è difficile pensare di contenere quando appunto è in una di queste giornate. Dobbiamo così avere un pochino un rimpianto sui 8-10 punti, viceversa evitabili, che abbiamo concesso, non dipendenti né da Sciozzanidi né dagli aiuti che abbiamo dovuto mandare verso di lui, penetrazioni, contropiedi, appunto quegli 8-10 punti che senz'altro potevamo evitare. Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano, siamo scesi in campo con grande aggressività, molta intensità, abbiamo mosso bene la palla, abbiamo trovato tiri aperti, abbiamo recuperato quasi tutto lo scarto. Probabilmente un po' di stanchezza alla fine, purtroppo qualche episodio, qualche rimbalzo d'attacco perso, un paio di tiri di fila sbagliati, due tiri da tre molto aperti, anche quelli che non sono entrati ci hanno impedito di completare la rimonta, e lì forse abbiamo anche perso un pochino di fiducia, anche se poi abbiamo lottato fino alla fine con molta serietà e molta dignità.